Abbiamo rilanciato la premiazione del vino, iniziativa coniando vigne, ville e giardini. Voglio spiegare brevissimamente, le vigne sono rappresentate qua sul territorio con uno splendido prodotto che è Rossese. Le ville è il patrimonio artistico-culturale che abbiamo in provincia di Imperia, con Villa Embori, Villa Regina Margherita e altre ville di cui non ricordo il nome, in Bordighera, Villa Nobella, Sanremo, Villa Grocca Imperia. Giardini, tutta la nostra riviera è fatta da giardini. Io credo che unire il territorio in senso vero, con le sue specificità, i prodotti, e anche una filosofia di vita, permettetemi di dirlo, sia un valore importante che abbiamo ripreso facendo un collage. Ringrazio anche il vicepresidente dell'azienda speciale Prumi Imperia, Croese, che ha seguito, che ha voluto fortemente questa filosofia, come Gaiaudo, consigliere dell'amministrazione della stessa azienda speciale, per lanciare un messaggio forte. E quest'anno, ripeto, abbiamo fatto questa edizione zero, se mi permettete il termine. Il 2013 invece dovrà essere proprio progetto compiuto. Se ci sarà Sono ad Occhiaco, c'è la premiazione, come spero, cominceremo da subito per arrivare nel 2013, forse nel mese di maggio, non di giugno, perché poi, vuol dire, bisogna tener conto anche del fattore climatico, per dare la massima attenzione proprio al progetto che stiamo veicolando. Quindi la Camera di Commercio, l'azienda speciale Prumi Imperia, le amministrazioni locali, i produttori, le organizzazioni di categoria sono tutte unite in uno sforzo comune. Abbiamo voluto un testimone d'eccezione, se mi permette faccio un saluto all'amico Edoardo Raspelli, che è conosciuto a livello nazionale e internazionale ed ha una lunga storia proprio di eccellenze.